Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Ça bouge en Bourgogne-Franche-Comté. Rendez-vous pour la troisième édition du Festival des solutions écologiques. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez près de chez vous plus de 200 projets écologiques soutenus par la région. Et venez échanger avec des experts nationaux à Besançon, Dijon, Nevers, Montbéliard et Tournus. Débat gratuit sur inscription. Programmation complète du Festival des solutions écologiques sur jeparticipe.bourgogne-franche-comté.fr. Jeparticipe.bourgogne-franche-comté.fr. On compte sur vous. Vede, secondo l'antica filosofia della mobilità, ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza. Tranne per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9.000 euro di vantaggi. Parti subito e senza pensieri, con il SUV iconico dal carattere deciso, linee raffinate e l'innovativo Peugeot e-Cockpit. Valido solo per vetture in stock, con finanziamento iMove e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023. Scopri di più su Peugeot.it. Allora, via il dente e via il dolore, perché voglio parlare bene di questo ragazzo. Mi piace molto, mi piace moltissimo il suo stile, però ecco, voglio dire, sulle barre, queste barre stratosferiche non sono il suo forte, dal punto di vista metrico suonano molto vecchie. Quando gioca a fare l'hip hop, quando ti metti in quel settore, poi però sei comunque uno che si sta gettando in un qualcosa di commerciale, qual è un talent show, ma diciamo qual è la coverizzazione di un brano in generale, mettiamola così, anche se quel brano è un brano dei Deep Purple, a quel punto giustamente bisogna vedere anche quello che stai facendo, quello che stai dicendo e il modo in cui quello che dice nelle barre è sempre roba del cazzo. L'impostazione metrica è vecchia, superata, però vabbè, a parte questa cosa che però si sente, è buona, funziona e sono ben posizionate, ben appoggiate, sul resto non ho nulla da dire. Sto ragazzo è pazzesco, è veramente vabbè che giustamente gli hai dato un brano della Madonna e quindi di conseguenza con quel brano vai un po' sul sicuro, diciamo, soprattutto se la tua skills e il riuscire a rendere così energico, commerciabile qualunque cosa. Lui è così, prende il microfono e c'ha uno stile pazzesco, alzo le mani, ogni sua esibizione mi è piaciuta, ogni cosa che ha fatto dalla prima all'ultima. Tancredi è veramente uno che ti porta, neanche l'America, ti porta il sound internazionale in Italia, lo sa fare, è la sua skills, è un piacere da ascoltare ed è uno che proprio mi sembra Justin Timberlake, ok, per intenderci, in quell'onda lì io lo vedo catalizzato ed è una cosa difficile in Italia, difficilissimo. Poi sta canzone qua, insomma, è una bomba a mano e lui l'ha fatta veramente da paura, quindi a parte le barre che c'avevo un po' da ridire, ma manco troppo, nel senso che ste barre della Madonna, calma un attimo, cioè se dobbiamo vedere il progetto completo ci stanno benissimo, però diciamo che lui è un prodotto preconfezionato in un certo stile e non bisogna collocarlo o vantarlo troppo al di fuori di quello che è, perché in quello che è veramente un numero uno. Cioè le mie non sono proprio critiche, la mia è un modo di, è una visione, cioè che ognuno deve fare il suo, ok? Cioè ci sono per esempio calciatori fortissimi che magari devono stare in certi ruoli. Se tu un giocatore, prendete Kulusevski quest'anno alla Juve, l'hanno spostato in mille ruoli, quello è un grande giocatore, ma se tu lo sposti in mille ruoli cambia. Se tu sei un attaccante però tra destra e sinistra cambia, se tu sei un difensore inizi a fare il centrocampista che poi rientra in difesa, comunque un cambiamento. Quindi diciamo che lui c'ha il suo ruolo e nel suo ruolo lo fa da paura, proprio al numero uno. Cioè questo secondo me le radio se lo mangiano, se lo divorano, però poi quando iniziamo a fomentarlo troppo sotto altri aspetti dico ok, stop al tempo. Quando gioca a fare il rapper sappiate che fa un rap da quarta elementare, allora invece quando gioca a fare il performer dal punto di vista appunto internazionale, che canta, che trasforma le parole in un qualcosa stilisticamente oltre, allora lì veramente è inarrivabile. In ogni caso, nella sfida face to face con H7, per me Tancredi ha dominato di brutto, per la scelta del brano soprattutto e per il fatto che ci è andato morbido, liscio, senza forzare. Lui ha questa capacità, è come l'olio, liscio,
grande Tancredi, sono sempre curioso, sono veramente curioso di sentire i nuovi singoli, vorrei un disco di Tancredi per capire se è tutto fumo o se ha fatti concreti, sa come muoversi. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita.